Allora, Lambrea ha detto: faccio un video sulla differenza fra le donne napoletane e le donne del nord Italia. E adesso vi spiego la differenza sostanziale fra le donne di Napoli e le donne del nord Italia, diciamo della mia zona o comunque del nord Italia. Allora, la differenza sostanziale fra le donne di Napoli e del nord Italia. Allora, Napoli, devo dire che qualche bella ragazza si trova in giro. Ma non è questa la differenza sostanziale in bellezza, bruttezza, perché comunque anche qui ci sono alcune ragazze belle, eccetera, eccetera. Allora, la differenza sostanziale è che la donna napoletana è un po' come la donna dell'est. È femminile, cioè. Allora, qui al nord Italia io vedo che le donne non si tengono, non si tengono, non si truccano, non abusano della loro femminilità. O a Napoli, cioè le vedi tutte belle truccate, con il rossetto, con il rimmel, con belle precise. Le vedi quando hanno comunque. A parte, vabbè, le ragazzine, comunque, quando iniziano ad avere una certa età, si mettono lì bene, femminili, si truccano, si tengono bene, sono curate. Cosa che purtroppo non noto nel nord Italia. Perché la donna del nord Italia tende a non curarsi. Al marito gli va bene. E poi il dramma del Nord Italia è che poi anche quelle che arrivano da fuori, che non sono autoctone, si adattano a questa situazione. E perché? Perché qui al Nord Italia c'è questa mentalità piteca, questa mentalità del cazzo che hanno qui, che se una è truccata, allora è una troia, la pelando. Quindi ci sono anche donne, magari arrivano dall'est, che loro hanno la cultura, ce l'hanno proprio dentro di essere sempre femminili, truccate, ben curate, che addirittura stando qui non si curano più perché hanno paura di essere giudicate dalle piteche qui di questo posto, perché gli dicono: questa è la differenza sostanziale, questa è la differenza sostanziale. Che a Napoli, vedo le ragazze, vedo le donne, le vedo ben curate, come dovrebbe essere. Perché una donna deve avere il trucchè, deve avere il suo bel trucco, deve essere bella precisa, con il suo bel taglio, bella ben vestita, sexy, sexy. Qui, scardel tennis. Senza truck, cioè, non ci siamo. Concludo dicendo, non è che al nord Italia sono tutte che non si curano, però c'è questa, cioè tu le vedi una volta sposate, hanno trovato il loro piteco, hanno trovato il piteco che gira con il loro bel passeggino, basta, basta, finito, capelli non curati, Oh, ma vi dovete mettere belle precise per il vostro uomo. Gli uomini poi, vabbè, qua sono tutti succubi perché praticamente girano con lei di dietro che gli dà i colpi così, con lo scudiscio, lui zitto zitto. Poi dopo arriva a casa, alla sera si mette lì sul computer e si sfoga contro l'Ambenedetto. Siete voi la causa del vostro male.